se dice le formazioni, quindi con... Im Namen des Salzverbindens der Gemeinde Brixen, der Firma Onside und Dolomiti Sport Event begrüßen wir alle echt herzlich hier am Fußballplatz Fischzug in Brixen zum Spiel Parma Calcio gegen den Aufsteiger VfL Bochum. Nel nome del ASV Milan Calcio, il comune di Bressanone, la ditta Onside e Sport, un benvenuto a tutti qua allo stadio di Via Laghetto di Bressanone. Io non voglio offendere nessuno, ma mi sa che serve un proprio un saluto a una persona che ha fatto tanto per l'Italia, tanto per le sue squadre. Il figliolo è... Allora. Il figliolo è tornato a casa. Gigi Buffon, benvenuto a Brixen Bressanone. Tifosi del Parma da ogni parte del mondo, bentornati in diretta da Bressanone, seconda amichevole stagionale del Parma contro il Bochum, ed è un test di lusso contro una neopromossa in Bundesliga, già avanti con la preparazione reduce da una vittoria per 3-1 al Borussia Dortmund, non esattamente l'ultima squadra che passa il convento, che il 14 agosto inizierà la Bundesliga contro il Wolfsburg. È il grande giorno del ritorno di Gigi Buffon con la maglia del Parma, 7.339 giorni dopo rispetto a quel Roma-Parma 3-1 del 17 giugno del 2001 che sancì il suo addio, che è stato fortunatamente solo un arrivederci alla maglia giallo-blu. Oggi Gigi torna a difendere i pali di un Parma che dovrà sciorinare una grande prestazione per cercare di tenere botta a un Bochum in grande forma. Andiamo a dare le formazioni. Il Parma schiera, andiamo con la lettura dall'1 all'11, poi proveremo anche a collocarli sul terreno di gioco, insieme a me la dirà praticamente in contemporanea lo speaker. Buffon con il numero 1, con il 2 Somme, con il 3 Balog, con il 4 Valenti, con il 5 Gagliolo, con il 6 Kučka, con il 7 Mane. Kučka è il capitano, e anche questa è una notizia, con il 7 Mane, con l'8 Brunetta, con il 9 Benedicak, detto per tutti Benek, con il 10 Juric, con l'11 Daniele Jacoponi. La formazione dovrebbe disporsi con un 4-2-3-1, anche se abbiamo visto come nell'ultimo match Maresca abbia in realtà utilizzato poi un 3-3-3-1 alla Bielsa in fase offensiva. Somme dovrebbe comunque partire dall'esterno destro per poi accentrarsi e andare a dare una mano a Juric e Kučka. Per il resto la formazione è sostanzialmente la stessa, Buffon a parte, che prende il posto di Colombi, che non va nemmeno in panchina, della squadra vista sabato nell'amichevole vinta 2-0 contro lo Stegona. Il Bochum risponde con, ve li leggo, come dovrebbero disporsi, con un 4-2-3-1. Rimane in porta, difesa 4 con Gamboa, storico leader del Costa Rica sulla destra. A sinistra gioca Danilo Soares, in mezzo De Carli, svizzero, e Lampropoulos, greco. In mezzo al campo Osterhage e Losilla, che è il capitano francese al Bochum dal 2014. I tre trequartisti sono il giapponese Asano, Teske e Antui, che è un giocatore noto, giocatore comunque che è molto abile nel saltare l'uomo e l'uno contro uno. Davanti l'attaccante sarà il congolese Silver Gamvula. L'allenatore del Bochum è Thomas Reis, che è stato una bandiera anche da calciatore della squadra tedesca. 176 le sue presenze con la maglia del Bochum. Le panchine:
per il Parma: Rinaldi, Turk, Busi, Dirks, Brugman, Jacoponi, Simone Jacoponi ovviamente, Vaglica, Siz, Camarà, Marconi e il rientrante Hernani, la grande novità insieme a Buffon e Kučka del Parma, che oggi affronta il Bochum nella seconda amichevole stagionale. Ricordiamo che sabato ci sarà la terza contro il Trento. Per il Bochum in panchina Masovic, Zöller, Cipsa, no, Cipsa è anche un ex, ha militato nel Parma che se non ha mai giocato una gara ufficiale con la maglia crociata, era in compartecipazione tra Parma e Juventus, poi fu ceduto al Sassuolo. Novotny, Holtmann, Pantovic, Hartwig, Leic, Ernst, Ponga, Grave e Armel Kotschap, uno dei giocatori dal valore di mercato maggiore della formazione del Bochum, giocatore con la maglia numero 37, 7 milioni il suo valore di mercato. Sono in campo dei bambini del comune di Bressanone, arrivati ad accompagnare le due squadre in campo. Devo dire spalti che presentano una eccellente cornice di pubblico in una gara aperta al pubblico, così non sarà nel match di sabato contro il Trento. Bolzano e Trento hanno due regolamenti diversi, sono due province autonome, quindi ognuna sceglie di interpretare al meglio le regole che ancora ci sono, perché con il Covid purtroppo dobbiamo ancora combattere. Tra poco le squadre entrano in campo, ripeto, quindi Parma che dovrebbe schierare Buffon in porta, difesa 4 con Som a destra ma pronto ad accentrarsi con i due centrocampisti, Gagliolo a sinistra, Balog e Valenti, due centrali. In mezzo al campo Juric e Kučka con Som pronto ad affiancarsi a loro in fase di possesso palla. I tre trequartisti saranno sicuramente Mann a destra, Brunetta al centro, Jacoponi a sinistra. Davanti Benek, l'attaccante polacco arrivato dal Pogon Stettino, già protagonista in passato anche del Mondiale Under 20 con la Polonia. Buona la presenza di pubblico arrivato anche da Parma, incuriosito dal debutto di Gigi Buffon con la maglia gialloblu, come abbiamo detto. 20 anni, un mese e 4 giorni dopo l'ultima partita giocata il 17 giugno del 2001 contro la Roma, la gara che consegnò lo scudetto alla squadra giallorossa, l'ultimo peraltro vinto dai capitolini, quella che era la Roma di Capello in panchina, poi Totti, Battistuta, Montella e tanti altri. Bochum che è stato promosso dalla Zweite Bundesliga nella scorsa stagione, è arrivato primo dominando il campionato, 15 gol a testa per Zöller e Zuli, austriaco che è stato però ceduto quest'anno negli Emirati Arabi. Zöller invece confermato, ma andrà in panchina. Il Bochum ha giocato con la formazione pseudo titolare contro il Dortmund, oggi una sorta di turnover per Mr. Rice, che tuttavia ha diverse frecce al proprio arco, una panchina folta e di qualità. Ringrazio intanto la nostra regia guidata da Maionese, Gruppo Maionese, con Giacomo Mazzari e tutto il suo staff. Ringrazio ovviamente anche l'ufficio comunicazione del Parma che consente questa diretta che viene irradiata sui nostri canali social, Facebook e Twitter, ritwittata anche dal presidente Kraus che ci sta quindi seguendo in America, con 6 ore di fuso orario. In questo momento sono le 11 circa negli Stati Uniti. Stati Uniti che assisteranno in prima serata alle gare olimpiche del nuoto in virtù di un accordo con il Comitato Olimpico, appunto, quando saranno le 3 in Italia, le 3 di notte, in America saranno le 9 di sera, quindi saranno pronti ad assistere già da sabato alle gesta di Caleb Dressel e di tutti i grandi nuotatori americani che sono pronti ad accendere un'Olimpiade già partita stanotte per l'Italia con la sconfitta nel softball contro gli Stati Uniti. Ne approfitto anche per ringraziare e salutare il Parma Baseball che ha vinto la Champions League sabato, oltre che complimentarmi con i Panthers che nel football hanno vinto nuovamente lo scudetto. Parma che sabato ha festeggiato due grandi trionfi in attesa che a maggio, perché no, si possa tornare a gioire per un grande traguardo ottenuto anche dal Parma in campionato. Ricordiamo peraltro che sabato ci saranno i calendari, saranno diramati i calendari poco dopo il termine della partita contro il Trento. Avremo il calendario ufficiale del Parma per la stagione 2021-2022. Squadre che entrano in campo: Bochum in maglia
bianco-blu, righe finissime bianche sulla maglia molto bella blu, targata Nike. Parma che risponde con la bellissima nuova maglia crociata, ormai già che ha debuttato già nell'amichevole contro lo Stegona di sabato. Buffon con la maglia da portiere che indossava nelle sue stagioni d'oro al Parma. Ricordiamo, Gigi Buffon in Europa con i club ha vinto con la maglia crociata e ha vinto tanto, ha vinto una Supercoppa, ha vinto una Coppa UEFA, oltre che in Italia una Coppa Italia e una Supercoppa nel meraviglioso 1999 con la guida di Alberto Malesani, che è stato anche intervistato in questi giorni proprio a proposito del ritorno, del grande ritorno a Parma di Gigi Buffon. Buffon che con il Parma ha giocato 200 gare ufficiali in 6 stagioni, 1106 le sue gare totali, oltre alle 176 gare con la nazionale, con la quale è stato campione del mondo, lui che è recordman di presenze con la maglia azzurra. Buffon che ha debuttato pur non giocando nel mondiale del 1998, è stato poi presente anche nel mondiale 2002, 2006, 2010, 2014, e speriamo che ci possa essere addirittura un sesto mondiale per lui nel 2022 in Qatar. Siamo pronti per iniziare? Siamo pronti per iniziare, sarà il Bochum a battere il calcio d'inizio. Bochum che attaccherà da sinistra verso destra rispetto ai vostri tablet, ai vostri smartphone. Parma che attaccherà da destra verso sinistra. Un affettuoso saluto tra Maresca e Rice. La partita è iniziata. Il via l'ha dato il Bochum, che prova a giocare sulla sinistra proprio con Antwi, di cui vi parlavo poco fa, molto abile nell'uno contro uno. Parma che guadagna campo, prova subito a mettersi in mostra con una grande sgroppata da parte di un Brunetta già caldissimo, e attraverso la dentro la conclusione alta. Grande chance per il Parma, subito Brunetta che ha spezzato in due, anzi in tre, la difesa del Bochum. Buonissimo il traversone, buono anche il taglio di Simone, di Daniele Iacoponi, ovviamente, che ha calciato alto con il destro, taglio a ricciolo di Iacoponi con il destro, palla che è terminata alta, subito grande chance per il Parma dopo 40 secondi. Iacoponi pericolosissimo, Brunetta già con l'argento vivo addosso. Rilancio lungo di Riemann dalle parti di Gamboa, a grito molto alto da Stanko Juric, che ha destato una buonissima impressione nel debutto contro lo Stegona. 19, Trisa, Camara. Juric, giocatore di stampo internazionale che arriva dall'Hajduk di Spalato. L'arbitro dell'incontro intanto è il signor Nicolim, ringrazio. Ringrazio lo staff del Parma per avermi messo a disposizione anche queste informazioni. C'è un problema, intanto una ferita probabilmente al naso di un giocatore del Bochum. Parma che porta palla con Som, che come da previsioni parte da destra ma tende poi ad accentrarsi al fianco dei due centrocampisti centrali, Kučka e Juric. Imposta Valenti, poi ancora per Capitan Kučka, Valente ancora per Balog, con il mancino ad allargare sulla destra Nicolini, come ho detto prima è l'arbitro bresciano, come segnala lo speaker. Cambio di gioco di Somme, lo svizzero a cercare la sponda di Bene, che c'è una posizione di offside. Secondo il direttore di gara si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Bochum. 2 minuti di gioco passati, siamo entrati nel terzo. Parma 0, Bochum 0, già grande chance per il Parma con Iacoponi dopo 40 secondi di gioco, dopo una percussione sfavillante di Brunetta. Palla lunga, attenzione, siamo leggermente scoperti, Somme in ritardo, può intraprendere il rigore Antwi si coordina, non trova la sfera, tutto regolare per il direttore di gara e Somme quindi ad uscire dalla nostra area di rigore. Un Parma che imposto ora trova un varco con Juric sulla sinistra, buon passo subito del croato che allarga per Iacoponi. Iacoponi cerca l'uno contro uno contro Gamboa, se non vado errato. Ancora Parma che poi ricomincia da dietro con ghiaccio bollente Gagliolo, all'indietro per Gigi Buffon, che è il primo pallone della sua seconda vita in maglia giallo-blu. Ancora Parma con Valenti, chiamato ad impostare il difensore argentino, il Toro,
Gagliolo non granché allo stop, deve correggere il primo controllo, rifugiarsi probabilmente tra i piedi di Buffon, che lascia scorrere il pallone con grande esperienza, si affida poi a Balog, viene pressato il giocatore ungherese, ci sono addirittura 24 anni di differenza tra Buffon e Balog, un classe 78 Buffon, un classe 2002 Botond e Balog, che l'anno scorso è esordito in Serie A con il Parma, addirittura a San Siro contro l'Inter, rimessa laterale già battuta dal Bochum con Osterhage che prova a guadagnare metri, bene Gaglioli in anticipo, Parma che riparte, Juric, buono il dribbling secco del croato, sale e accompagna l'azione offensiva, Gagliolo ancora centralmente per Juraj Kučka, reduce dall'europeo in chiaro scuro con la Slovacchia, partita benissimo con la vittoria contro la Polonia, poi crollata contro Svezia e Spagna fino all'eliminazione al primo turno. Messa trale già battuta dal Bochum, che imposta con De Carli, riconoscibile per la chioma bionda svizzero di Locarno. Ancora il pallone lungo, Bochum che prova a distendersi soprattutto sulla sinistra, ora va per vie centrali, ancora per Antwi, all'indietro per il cambio di gioco da parte di capitane Losilla, Gamboa può agganciare con una mano, la palla comunque è uscita. Secondo l'assistente si ripartirà con una rimessa laterale in favore del Parma. Qui intanto rivediamo il replay della grandissima azione al pronti via del pianista Brunetta, già caldissimo nella partita contro lo Stegona, un gol alle insigne come si è detto in sede di telecronaca sabato, con il tiro a giro che ha spopolato in questa estate italiana, fortunatamente a tinte fortemente azzurre grazie alla vittoria all'europeo a Wembley. Rimessa laterale per il Parma, se ne incarica Gagliolo, si propone Kučka subito nel vivo del gioco, Kučka porta a spasso l'omologo e soprattutto il giocatore che indossa il suo stesso numero di maglia nel Bochum, Osterhage, poi è bravo a far ripartire l'azione l'attaccante Gamvula, giocatore di stazza, prestante, con piedi non delicatissimi, però giocatore interessante, attenzione al taglio, Gagliolo lo legge bene, la posizione forse era anche di fuori gioco, Buffon comunque può uscire e bloccare il pallone con le mani, Kučka subito bello il cambio di gioco illuminante sulla destra per il tentativo di Dennis Mann, eccolo il nostro diamante, ancora Mann dentro per Brunetta, buona la finta, Brunetta caldissimo, poi cerca onestamente una giocata un po' complicata dai 25 metri, palla che termina alta, direi altissima, tra gli applausi comunque del pubblico di Fiere Crociata arrivato oggi a Bressanone. 5.40 sul cronometro, 0-0 tra Parma e Bochum. Pronto rinvio dal fondo, Riemann, come abbiamo detto tra 24 giorni inizia il campionato tedesco in Bundesliga, Bochum abile a ritrovare una categoria che è stata sua a lungo, Bochum squadra storica del calcio tedesco anche per chi seguiva la Bundesliga negli anni 90 e inizio anni 2000. Bochum che ha vinto la Zweite ed è salito, tornato in Bundes, come abbiamo detto a inizio telecronaca, debutterà sabato 14 agosto, anzi venerdì credo, sabato 14 agosto alle 15.30 contro il Wolfsburg in trasferta. Somme, porta palla allo svizzero che si è messo in posizione centrale a cercare di disegnare questo 3-3-3-1 voluto da Maresca per il nuovo Parma 2021-2022, Buffon con i piedi, Gagliolo, c'è pressione, bello il dribbling però secco di Gagliolo che porta a spasso Asano, giocatore giapponese, cambio di gioco di Kučka sulla destra, lo stop di Brunetta, era andato anche Mann, Brunetta aspetta, Kučka protegge il pallone braccato dal solito Losilla che lo stende poi in maniera fallosa, calcio di punizione per il Parma, lo vuole battere velocemente Somme, buoni ritmi in questo avvio, un Parma che cerca di essere padrone del gioco in questo avvio. Gagliolo si distende a sinistra del Parma, Maresca dà istruzioni ai suoi, guida un po' con il joystick la squadra in questo avvio, bella palla profonda per Jacoponi, deve impegnarsi a tenerla in gioco, così è, molto abile però Gamboa a metterla in fallo laterale, applausi però per il giovane arrivato dall'Arezzo, cresciuto tra i dilettanti romani, rimessa laterale per il Parma con Gagliolo, c'è libero Juric, non lo vede Gagliolo che preferisce andare da Kučka, ancora Kučka porta palla e c'è il fallo e i suoi danni da parte di Osterhage, calcio di punizione per il Parma, 7.36 sul cronometro, punizione per noi e da qui potrebbe addirittura tentare la battuta in porta Brunetta con un tiro a giro oppure andare a scodellare un cross per le nostre torri,
sale anche Gagliolo, vediamo Brunetta, va morbido, posizione interessante, colpo di testa da parata sul tentativo proprio di Jacoponi, se non ho visto male è stato lui l'ultimo a toccare, poi rivedremo magari al replay, sembrava Jacoponi ad averla toccata, ha staccato però anche Benek, che probabilmente è stato l'ultimo a toccare il pallone, anche se in linea d'aria sembrava sia stato Jacoponi a indirizzarlo dalle parti di Riman, David, Adrian e Benejak, si fa chiamare Benek, 24 novembre del 2000, la sua data di nascita, deve ancora compiere 21 anni, investimento della società, che è sempre un occhio privilegiato per i giovani, come dimostrato anche nella passata stagione. Attenzione perché Asano mette il turbo e il tiene a rigore, il cross la lascia scorrere Gambulà e a noi va benissimo perché non riesce a concretizzare un'azione molto pericolosa il Bochum, cambio di gioco allora da parte del Parma, cerca il grande controllo Mann, gli riesce solo in parte, tiene comunque il pallone attaccato al piede, ancora Mann prova ad accentarsi, lui che gioca a piedi invertiti, parte da destra ma è mancino Doc, Kuchka, ancora centralmente il Parma, ricomincia da Balog, in orizzontale per Gagliolo, Kuchka nuovamente, proviamo ad avanzare, superiamo la metà campo, buono il controllo di Brunetta, davvero un all around sin qui a tutto campo, universale si direbbe nella pallavolo, sport che a Parma è molto amato per le vittorie ovviamente negli anni 80 della mitica Maxicono. Parma che prova a impostare con Valenti, non ha compagni liberi, Valenti costretto ad andare ancora da Balog, Parma che va sulla destra, nuovamente Brunetta se ne va, grande controllo di palla dell'argentino che giocava nel Godoy Cruz prima dell'acquisto da parte del Parma nell'autunno scorso. Gagliolo, Balog, Gagliolo prova a capirsi con i compagni, Juric probabilmente vuole una palla in verticale, ancora palla di prima di uno scintillante Brunetta in forma stellare, Mann se ne va anche, lui non scherza, entra in area di rigore, ancora col mancino, Mann! Azione formidabile del rumeno, palla che resta lì con i piedi, il portiere del Bochum Riman si salva, è un Parma comunque effervescente, frizzante in questo avvio, un Parma che piace, spinto dai soliti Brunette, Mann già in forma a campionato, Dennis Mann dribbla con grande facilità soprattutto quando parte dalla destra, Mann e Brunetta potenzialmente devastanti su quell'out, Parma che insiste quindi a cercare la destra con loro due e anche con la spinta a volte di Somme che si sgancia e scala sulla destra. La messa laterale già battuta Brunetta, nuovamente per Somme, all'indietro poi da Valenti, Juric, Kuchka scivola, tiene però palla, la protegge con la solita grinta proverbiale per Cuco, 72 presenze, 17 gol nel Parma, scusate se è poco, due stagioni e mezza per lui con la maglia gialloblu, arrivato a gennaio del 2019, giocava in Turchia, Parma l'ho acquistato, è stato fondamentale anche nell'anno della salvezza di D'Aversa, poi bene anche nell'anno purtroppo con la sosta per il Covid. Palla intanto in verticale per Benek, puntuale l'uscita da parte di Riman, tifosi attendono David Adrian Benedicak, imposta il Bochum ora con Teschke, Losiglia va all'indietro da De Carli, ecco poi Gamboa, tanti mondiali per lui, Costa Rica, nazione che raramente fallisce l'appuntamento con i mondiali ogni 4 anni, Costa Rica che arrivò addirittura ai quarti di finale nel 2014 in Brasile perdendo solo i rigori contro l'Olanda, trascinata da Keylor Navas in porta, Costa Rica che fece fuori anche l'Italia nel girone vincendo 1-0, gol di Ruiz, palla larga sulla sinistra, sale ora Suárez, attenzione all'incursione pericolosa, la chiusura ottima da parte di Juric, che è andato a chiudere in fase difensiva molto bene, molto buona l'applicazione da parte di Brunetta sin qui, atteso ad una stagione da leader, per ora non sta deludendo, parlo di piglio ovviamente, non solo di prestazioni poi in campo, Valenti, Kuchka, alza la testa Kuchka, buono il cambio di gioco,
va sulla destra da Manne, che stavolta non stoppa bene. Palla che finisce quindi in fallo laterale. Un Parma sin qui presente e concentrato, che sta giocando una partita vera. Buffon che dà istruzione ai suoi, linea difensiva molto molto alta del Parma, che poi dietro si mette a 4 con Somme che scala a destra e Gagliolo che si allarga sulla sinistra. Valente e Balog restano i due centrali. Cambio di gioco per Gamboa, qui deve scalare Gagliolo che è in ritardo, il cross dentro, il colpo di testa provvidenziale da parte del Toro Valenti, palla che sfila, la tiene in campo però Antwi. Ancora Antwi, guadagna la rimessa laterale, già battuta velocemente, c'è Suarez in area di rigore, dobbiamo uscirlo, facciamo bene. Palla ancora in calcio d'angolo, ancora chiusura di un Brunetta sin qui inappuntabile, tanto in fase offensiva quanto in quella difensiva. Calcio di punizione, calcio d'angolo, pardon, ovviamente per il Bochum dalla sinistra. 14esimo di gioco, ormai prossimo a terminare. Calcio d'angolo per il Bochum. Attenzione a Gamvula, giocatore alto oltre 1,90. Buffon con i pugni, c'è Gigi, attenzione al colpo di testa ancora, è ancora lui che è tornato a Itaca, come abbiamo detto nelle scorse settimane, il nostro Ulisse, tornato a casa dopo 20 anni, una storia bellissima come solo il calcio può regalare. Parma sovente si è resa protagonista di queste storie romantiche di un calcio che altrove ormai sembra aver preso altre vie. Qui c'è ancora spazio spesso per storie vere, storie umane, non solo di sport. Buffon è una storia che parla da sola. Gagliolo all'indietro ancora per Buffon, imposta Buffon, non c'è pressione da parte del Bochum. Buffon è a vicino Valenti, preferisce andare da Simonsson, centrocampista svizzero alla seconda stagione con il Parma. Kučka, ancora Somme, provano a dialogare i due, passaggio nello stretto dello svizzero, Kučka chiede scusa a un compagno, avrebbe potuto verticalizzare, si parte invece con Balog addirittura che si sgancia sulla destra, nuovamente si passa da Somme, Kučka, Somme, cerca Varchi il Parma, eccolo la verticalizzazione, eccolo la sponda da parte di Juric a cercare Benek che è stato anticipato, Somme. Non c'è pressione da parte del Bochum, ribadiamo, un Parma che può giocare, probabilmente il Bochum così facendo chiude le linee di passaggio, rende complicato al Parma trovare dei varchi, poi contrasto duro tra Juric e De Carli, tutto regolare per il signor Nicolini. Gamboa pressa invece il Parma con Benek, palla che finisce tra i piedi di Rai, di Riemann, rinvio lungo da parte del portiere tedesco. Antu in anticipo, c'è fallo secondo l'arbitro da parte di Balog. Calcio di punizione quindi per il Bochum, 16esimo ormai al termine, sta per iniziare il 17esimo, gara godibile, Parma che ha avuto due buone chance con Jacoponi prima e con Benek più tardi, con Brunetta sin qui sugli scudi. De Carli all'indietro da Riemann, costretto a dribblare il generoso Benek, Riemann va lungo di testa, anzi con il petto addirittura, con grande serenità, con tutta la sua strapotenza fisica, con il suo strapotere fisico se preferite, il Toro Valenti, rimessa laterale per il Parma. Maresca passa il pallone a Gagliolo, Maresca chiede ai suoi di ricominciare da dietro, Gagliolo va a trovare Botond Balog, il Magiaro, largo ancora per l'incursione, tentativo da parte del Parma con Brunetta e Somme, all'indietro ancora Balog, Valenti, Gagliolo, Maresca ancora, chiede a Juric di andare a prendere palla nella nostra metà campo, bene poi Juraj per Jacoponi, si mette subito in movimento questa zanzara chiamata Jacoponi, la conclusione con il mancino alta, il pianista Brunetta, altra sinfonia con il mancino, palla alta ma non di molto, applausi meritati per un Brunetta, devo dire presto, molto presto, però mi sembra veramente in grande spolvero. Stop con il destro, conclusione con il mancino, palla alta di pochissimo, peccato, Brunetta ha rischiato un altro tiro a giro, stavolta però con il mancino, dopo aver segnato con il destro contro lo Stegona. Due piedi, entrambi educatissimi. Juan Francisco Brunetta, palla lunga di Riemann per l'incursione da parte del Bochum con Antwi, si chiude bene la difesa del Parma, c'è da fermare il gioco però per un
colpo subito, se non ho visto male, da Simon Somme, forse, probabilmente. Subito un colpo, cerchiamo di capirlo anche dalla nostra telecamera. Intanto Kučka dialoga con la panchina, Buffon parla con Valenti. Prove tecniche di Parma, qui rivediamo la conclusione di Brunetto. Velocissimo calciare con il mancino, basta dare un metro a Brunetta e se c'è la possibilità prova a calciare in porta. Nel frattempo il problema per Somme non sembra banalissimo, vedremo se potrà proseguire. Intanto c'è una sorta di time out in campo, di cooling break. Buffon che è andato a sincerarsi le condizioni del compagno mentre gli altri giocatori del Parma sono tuttora sulla panchina di Maresca. Magari andiamo a vedere dopo con la regia il dialogo fitto del mister con i suoi ragazzi in questa sorta di time out volante, sperando che Somme possa rialzarsi e ricominciare a giocare. Preoccupa un po', eccolo qui, grazie Giacomo, la squadra a rapporto da Maresca al 20esimo, un time out in campo, giocatori che cercano di rifrigerarsi. Oggi fa veramente molto caldo qui a Bressanone, siamo attorno ai 33 gradi, non è semplice. Ovviamente quando si gioca in campo, quando si scende in campo, poi il caldo diventa ovviamente un cliente scomodo con il quale dover convivere. Si pensa solo alla partita e a provare a divertirsi, soprattutto in amichevole. Un Parma molto concentrato sin qui, che mi sta piacendo per applicazione e concentrazione. Ricordo il calendario dell'amichevole: la prossima sabato contro il Trento, poi venerdì 30 a Collecchio contro la Gian Erminio, poi si capirà se ci saranno altri test, come credo, prima del debutto, ancora non ufficiale ma molto probabile, giorno di Ferragosto in Coppa Italia. Sabato invece verranno diramati i calendari della B, che inizierà tra il 20 e il 22 di agosto. È problema purtroppo serio, pare, per Simon Somme alla testa. C'è una fasciatura, un turbante, un taglio alla testa, quindi per Somme, che deve giocare quasi bene. Vorrei tradurre le informazioni dello speaker, posso solo, ecco, lo fa lui. Avevo comunque capito Dankeschön, le massime sicurezze, distanza e di portare le maschere, grazie. Giusta le maschere, ma giustamente lo speaker richiama tutti all'uso della mascherina in tribuna. Parma che imposta con Valenti, è tornato in campo Somme con un turbante, stoico lo svizzero nel voler tornare in campo nonostante la botta al capo. Valenti, Gagliolo, eccola la pressione ora da parte di Asano, giocatore giapponese che ha giocato le Olimpiadi nel 2016 con il Giappone a Rio, segnando anche due gol. Si avventa sul pallone il solito straripante Brunetta, qui c'è una gamba tenuta un po' troppo alta, secondo l'arbitro addirittura il fallo però è di Brunetta, azione che vorrei rivedere, che mi sembrava abbastanza alta la gamba del centrocampista, credo fosse Losiglia, il capitano francese del Bochum. Intanto si riparte, quindi andiamo pure in diretta con Asano, vuole l'uno contro uno con Gagliolo, Asano lo punta, vuole il destro, Asano, conclusione alta. Buffon sorvegliava il primo palo, poi qualche parola per richiamare la difesa a giusto ordine. Gagliolo gli ha lasciato il destro, Asano ha concluso, palla alta, Buffon era comunque in traiettoria. Kučka, bella la virata di Kučka, poi cerca una giocata molto difficile, attenzione Asano, Gamvula traversone deviato, ancora Asano, area piccola, Asano con il mancino, attenzione, si chiude bene poi il Parma con il solito irreprensibile Juraj Kučka. È tornato il trattore, amici, è tornato Cuco
con lui mi sento sempre al sicuro, anche in amichevole. Brunetta allarga sulla destra per Dennis Mann, cerca la giocata il romeno, all'indietro per Somm, nuovamente per Brunetta, prova a illuminare la scena il pianista Kučka. Gagliolo va in verticale, non si capisce con Jacoponi che chiede scusa al compagno. Jacoponi aveva chiamato la palla larga, Gagliolo invece gliel'ha data in profondità, Jacoponi però aveva già tagliato. Quindi due non si sono capiti, la palla è finita tra i piedi del Bochum che imposta con De Carli. L'istruzione anche da parte di mister Thomas Reis, bandiera da giocatore del Bochum con 176 presenze. Ha iniziato con le giovanili del Bochum la sottrafila d'allenatore, poi è tornato dopo un'esperienza fuori. Insomma, regalato la promozione in Bundesliga al Bochum, non costa da poco. Gamboa, De Carli, Lampropoulos, imposta il greco, supera la metà campo, lo attende Benek. Lampropoulos allora va da Losilla, l'esperienza del giocatore arrivato nel 2014 in Germania, sempre al Bochum. Riemann larga bene con il destro, un rinvio preciso con il goniometro per i compagni. Poi gli applausi di Maresca convinti per Balog, per la giocata elegante con la quale ha girato il diretto avversario. E ha poi servito Buffon che va con il destro. Brunetta aspetta il pallone, stavolta troppo, Dosilià capisce, va di testa però nella zona dove c'è il diamante Mann. Balog dietro ancora per Buffon, fase di gioco un po' di stanca, le squadre stanno accusando un po' il caldo dopo un inizio a tutta da parte del Parma. Brunetta prova ad accendersi ancora lui, Mann prende palla molto basso, il giocatore in maglia numero 7 quest'oggi. Balog, Kučka si protegge dal pressing di Gamvula e allarga poi per Gagliolo, ancora Kučka nel vivo del gioco. Kučka bene in verticale, però non si intende con Jacoponi. Retropassaggio un po' rischioso da parte di Gamboa. Bene poi Riemann sulla pressione di Benek. Palla che termina poi direttamente all'altro portiere, a Buffon. Valenti. Ancora il Parma, c'è un fallo probabilmente, l'arbitro non è di questo avviso. Si riparte con una rimessa laterale per il Bochum che non è ancora stato pericoloso dalle parti di Buffon, si accetta un tiro alto di Asano poco fa. Parma invece con due chance nitide, Jacoponi prima e Benek poi. Rimessa laterale per il Bochum, se ne incarica Soares. Antwi, tentativo di sombrero per nulla riuscito, rimessa laterale per il Parma. Mann attende Somm, lascia allo svizzero l'incarico della rimessa. Somm per Brunetta, Somm ancora dietro da Balog. Valenti va lungo a cercare Jacoponi, le insegue anche Juric che apprezza tuttavia lo sforzo del compagno. Palla che termina in fallo laterale, lo batte Gamboa. Stoppa bene con l'impetto, prova ad andare Osterhage, attenzione Osterhage per Gamvula, Gamvulata versione dentro, c'è a fare buona guardia Botond Balog. Tentativo di controllo acrobatico da parte di Jacoponi, va a dargli supporto Juric, sempre molto bravo a capire quando un compagno in difficoltà e con esperienza andare a supportarlo. Juric che deve compiere il 16 agosto 25 anni. Giocatore però già con esperienza internazionale, 7 partite in Europa League, nei preliminari con i croati. Palla dentro per Benek, l'anticipo in uscita pulito da parte di Riemann. Aveva tagliato bene però stavolta il polacco su una palla interessante in verticale. Porta palla il Bochum ora con Asano, De Carli, Lampropoulos. Posta Lampropoulos, Antwi molto basso, andrà a prendere il pallone, ancora il greco per lo svizzero. Sale Jacoponi con grande generosità, lui che ha una voglia matta di dimostrare di poter valere questa maglia e questa categoria. Lui che ha giocato solo metà campionato in C
per il resto Serie D e altre categorie dilettantistiche nella regione Lazio. Giocatore sul quale comunque il Parma ha voluto provare ad investire e a puntare. Rimessa laterale di Gagliolo all'indietro per Valenti. Buffon. Ancora Valenti. Bochum che attende. Squadra imballata ovviamente. Bochum un pochino più brillante, se vogliamo, per una preparazione iniziata prima. Parma che ha nelle gambe il carico, i lavori iniziati ormai circa 10 giorni fa. Balog pressato da Antwi, dietro da Buffon, si ricomincia dal nostro leader tornato, ricordiamo, oggi a giocare una partita ufficiale con il Parma dopo ufficiale anche se non amichevole 7339 giorni dopo, 20 anni, un mese e 4 giorni dopo. Se non è una bella favola questa, ovviamente serve il lieto fine e lo dirà il campionato, lo esprimerà il campo come sempre. Che il giudice supremo Jacoponi prova ad andare in mezzo a tre. Già al secondo ostacolo deve fermarsi. Lampropoulos porta palla, molto elegante, anzi perdono, era Teschke, il centrocampista tedesco, a portare palla da dietro. Attenzione, libero Gamboa sulla destra, viene servito. Deve scalare su di lui Juric, Gamboa in verticale da Gamvulà, Gagliolo lascia scorrere, fuori gioco, Gamvulà partito leggermente oltre, ma non di troppo. Gagliolo si è preso un rischio, ma a buon fine. 29-40 sul cronometro, 0-0 tra Parma e Bochum. Parma che ha regalato qualche fiammata con Brunetta su tutti, oltre a le chance capitate a Jacopone Bene. Eccolo il tifo che arriva incessante dei nostri tifosi arrivati a Bressanone come già a Castelrotto. Li facciamo sentire. Rimessa per il Bochum con Danilo Suarez. Pubblico c'è, la spinta c'è, il tifo anche. I ragazzi davvero hanno tutto per far bene quest'anno. Dovranno dimostrarlo, l'impegno a giudicare da queste prime amichevoli alto. Allenatore incluso, recupera palla Juric. Juric arriva ai 20 metri, Juric con il mancino, cambio di gioco, può metterla giù Brunetta per Benek che cerca la deviazione volante. Palla che termina larga, altruista Brunetta a provare a mettere in movimento il giocatore con la maglia numero 9. Bel break da parte di Juric che è già ufficialmente diventato un mio pupillo, non che ci volesse tanto. Benek invece non è arrivato pulitissimo sul pallone. Occhio al Bochum che riparte con Suarez, steso da Somme. L'arbitro lo grazia, in altre circostanze sarebbe stato giallo secco per lo svizzero che sta giocando stoicamente con un turbante che cerca di bloccare una ferita profonda. Calcio di punizione per il Bochum, va Suarez, punizione battuta sorpresa, Antwi, area di rigore, Antwi, Buffon, prima parata di Gigi Buffon che chiede attenzione ai compagni sorpresi da questo calcio di punizione battuto rapidamente. Buffon, se ci fossero dubbi, risponde presentissimo al primo tiro in porta da parte di Antwi, tiro insidioso sul primo palo. Buffon ha risposto. Corner dalla sinistra per il Bochum, lo batte Asano. Traiettoria insidiosa, il colpo di testa a liberare da parte di Benek, addirittura dato da Manforte e compagni. E Bochum è costretto a ricominciare dal proprio portiere, da Riemann. Ancora il Bochum. Suarez dietro per Riemann, pressa Benek. Riemann non benissimo stavolta, c'è una posizione di offside segnalata dall'assistente, anche se si poteva, a mio modo di vedere, andare avanti a giocare con la regola del vantaggio.
Si ripartirà quindi con un calcio di punizione per il Parma, 33 di gioco, 0-0 Parma-Bochum, in diretta sui canali ufficiali del Parma a Bressanone, la seconda amichevole stagionale dei crociati. Juric ne ha contro tre, va via bene, poi con orgoglio De Carli gli sradica il pallone Gamvula, Asano, giocatore molto rapido, gli si appiccica però con il solito temperamento, il Toro Valenti, palla in fallo laterale. Subito reattivo, grintoso il Toro, giocatore infiammabile, ma giocatore che in amichevole già gioca come se fosse una gara decisiva di campionato, senza regalare nulla. Gamvula cerca il gran gol con un destro che termina lontanissimo dai pali della porta di Buffon. Bressanone, dove si disputano spesso i campionati italiani di atletica, vedete la pista d'atletica in a fare così da contorno al campo. Atletica che vivrà tra 9 giorni l'inizio della sua Olimpiade. Buffon, ci sarà anche la parmigiana Ayomide Folorunso e anche un altro rappresentante di Parma, sarà il triplista Bocchi, qualificatosi proprio agli ultimi campionati italiani. Parma che ha una buona rappresentanza ovviamente anche alle Paralimpiadi con la nostra Giulia Ghiretti, pronta a stupire come sempre, ormai è abituata già a medaglia a Rio. In posta il Bochum con De Carli, all'indietro ancora per Riemann, bene che generoso va a ostacolarlo, Riemann lungo dalle parti di Gamvula, ci mette il piede Juric, onnipresente, Juric è ovunque, un uomo ombra. Poi ancora De Carli, bello il cambio di gioco dello svizzero di Locarno, ancora Canton Ticino, quindi attenzione al traversone Gagliolo, di testa, bene, prolunga il calcio d'angolo, stava arrivando Gamvula per non correre rischi, ghiaccio bollente da mettere in corner, bello il cambio di gioco di De Carli che riapprezziamo in questo replay. Poi il cross e Gagliolo la messa in corner. Calcio d'angolo per il Bochum dalla destra con Asano, il giapponese nazionale anche nipponico, pronto Asano, traiettoria interessante, il colpo di testa di Bene che a liberare, però la palla termina tra i guantoni di Buffon. Tempo lo spiega Juric, stavolta perde palla, esagera il croato fermato da Losiglia che non è l'ultimo arrivato. Teske, largo ancora per Soares, ha un bel mancino Soares, lo mette in evidenza Asano di testa, Buffon la fa sua, trova la posizione e blocca il pallone con i guanti. Kučka, Balog, Buffon, 36-05 sul cronometro, 0-0 Parma Bochum. Valenti chiamato ad organizzare l'azione offensiva, Maresca assiste con le braccia conserte. Chiamati i tifosi del Parma dallo speaker. Eccoli qua, li sentiamo invece come. Anche lo speaker di Bressanone quindi ha conosciuto il nostro inno. Kučka pronto a battere il calcio di punizione. Valenti, Gagliolo, Kučka d'esterno, allarga male stavolta per Juric che applaude il compagno, non poteva però mai arrivarci nemmeno con le gambe di una ballerina. Rimessa laterale per Gamboa, lungo dal solito Gamvula, stavolta è ancora Valenti ad andare a solleticarlo, mettiamola così. Asano dietro per Gamboa, bella la giocata del costaricense, ancora lunga per Gamvula. Valenti lunga dove c'è il controllo da parte di Teske, poi si coordina per un tentativo di tiro Osterhage, fermato regolarmente secondo il signor Nicolini. Mann prova a mettersi in movimento, rimessa laterale per il Parma procurata dal nostro diamante romeno Dennis Mann.
37-45 di gioco, 0-0 tra Parma e Bochum, nell'intervallo una breve pausa, poi torneremo ovviamente per il secondo tempo, previsti e prevedibili i cambi, ricordo in panchina Rinaldi e Turchi, intanto però rimaniamo in diretta con Brunetta che stoppa bene il pallone, 20 metri, Brunetta aspetta Juric, cerca di calciare, di prima intenzione la palla termina alta, ma i giocatori veri da qui provano il tiro, quindi apprezzabile a mio modo di vedere il coraggio e la personalità di Stanko Juric, giocatore che si sacrifica per i compagni e non disdegna mai la giocata, anche rischiosa. Secondo me è un segnale da giocatore vero. Dicevo, in panchina per il Parma i due portieri Rinaldi e Turk, Busi, Dirks, Brugman, Simone Jacoponi, Vaglica, Siz, Camara, Marconi e Hernani. Vedremo se ci saranno giocatori che rimarranno in campo 90 minuti come contro lo Stegona, quando Jacoponi ha retto fino al 90esimo. Daniele Jacoponi, non Simone. Valenti. Portapalla traccheggia l'argentino. Ecco poi Som. Gagliolo di nuovo. Parma costretto a giocare il pallone a spalla alla porta. Qualcuno potrebbe andare in difficoltà. Non è proprio nostra abitudine farlo. Buffon lungo a cercare Mann. Ovviamente una nuova cultura, una nuova filosofia calcistica sta cercando di portare Enzo Maresca. Queste gare servono proprio per cercare di recepire gli stimoli anche sul campo portati dal tecnico. Buffon, Gamvula lo pressa, Buffon con serenità va da Balog. Balog in verticale stavolta. Sballato il suo tentativo. 5:20 al termine del primo tempo, 0-0 Parma Bochum. Rimessa laterale per i tedeschi. All'indietro per Lampropoulos. Da questi poi a De Carli. Portapalla dello svizzero, Parma a parte Benek, tutto nella propria metà campo. Ora anche Benek nella nostra metà campo a proteggere la porta di Buffon. De Carli sbaglia il cambio di gioco. C'è Gagliolo che può proteggere e andare poi ora a battere la rimessa laterale. Gagliolo per Kučka, il controllo di Juraj, dietro ancora per Balog, per Valenti, perdone, Buffon, Balog, eccolo qui, controllo complicato, lo bracca Antwi, Balog deve cavarsela, si porta la palla praticamente in castigo, fallo laterale a favore del Bochum, poi molto bene Valenti, presentissimo, è partito intanto Brunetta, cercare Mann, dialogano i due, Mann potrebbe cambiare tutto per Jacoponi, il Bochum gli si appiccica addosso, la tenuta troppo sul piede sinistro stavolta Mann, palla che doveva prendere un po' d'aria in questa circostanza, cambiare fronte, tentativo di dribbling fermato sul nascere, Som, Kučka, ancora Parma con lo svizzero per lo slovacco, Som, riconoscibile dal turbante che indossa dopo la botta e il taglio preso dalla testa nei minuti iniziali. Gagliolo, Juric, ancora elegante Juric, stavolta cerca un tunnel, ma Lusilià è un cliente tosto che non molla un centimetro. Riemann, per il Bochum, buono poi il break di Jacoponi, centrale la conclusione dell'ex giocatore dell'Arezzo, centrale. La parata di Riemann è non complicata, da qui Jacoponi poteva forse provare a fare qualcosa di meglio. Bravo però a intuire la linea di passaggio e andare a recuperare un pallone molto alto. Jacoponi mi sembra giocatore giudizioso, attento ad imparare ogni secondo come una spugna ad assorbire i dettami tattici di Maresca e dei compagni. Se pensiamo che Jacoponi un anno fa giocava nella nuova Florida in Serie D e ora gioca con Buffon, capite bene come il salto possa essere difficile da attutire. Jacoponi per ora molto molto positivo in queste prime uscite. Brunetta porta palla, fa un po' pentole coperchie in questa fase. Kučka sempre braccato ma sempre abile a divincolarsi. Gagliolo, tacco di Jacoponi per l'incursione da parte di Juric, ancora l'invio lungo. Gagliolo, controllo il volo un po' approssimativo, Valenti perde palla, c'è Balog però a supporto, trovato Benek per la sponda, bene il polacco stavolta per Brunetta, poi bene Som di prima per Mann che sbaglia il controllo, peccato Som aveva fatto
la cosa corretta. Rimessa laterale per i tedeschi. Due minuti, qualcosa più al termine. Intanto rivediamo, grazie alla regia prontamente guidata da Jack Azzali, il break di Jacoponi, che da qui ha cercato poi subito il tiro. Buon Parma in questo finale, cerchiamo di mettere alle strette il Bochum, perché no, di passare in vantaggio. Juric, Mann, ancora per Brunetta, nuovamente da Mann, si cerca molto l'argentino e il rumeno. Eccolo il cambio di gioco con il mancino vellutato, morbido di Mann. Gagliolo, dietro sempre da Juraj. Som, cerca spazio Brunetta, da qui non può calciare, però una contro due, e allora dà un po' di aria al gioco per l'incursione sulla destra ora da parte di Mann, dai e vai, che non si concretizza con Brunetta. Parma che però riparte da Balog, Valente ancora, nuovamente per Simon Som. Som cerca compagni liberi, li trova solo nei due centrali rimasti dietro. Ecco Som, schierato come abbiamo detto più volte sulla linea dei centrocampisti in fase offensiva, sulla linea dei difensori quando il Parma a doversi guardare dalle folate del Bochum. Bello il controllo di Jacoponi, rimessa laterale, altra prova positiva di uno Jacoponi che manda segnali incoraggianti ai tifosi, allo staff tecnico, ai compagni, a tutti. Rimessa laterale per Gagliolo, ultimi scampoli di primo tempo, 0-0 qui a Bressanone nella seconda amichevole stagionale del Parma contro una squadra che milita in Bundesliga, non dimentichiamo. Test vero, verissimo quest'oggi. Gagliolo per Jacoponi, poi ha provato a guadagnare un po' di campo anche Juric senza riuscirci. Gamvula, fasi convulse, Gagliolo, De Carli pulisce l'area di rigore, allontana Antwi, bene poi ancora il Parma con Kuška. Brunetta da qui, tentato dal tiro, Brunetta lo prova però stavolta non trova la porta di Riemann. 45, tempo scaduto, qualche secondo di recupero, forse l'arbitro vuole recuperare l'interruzione per l'infortunio a Somme, in quel caso sono due minuti secchi, non di meno. Son che ha subito un colpo ed è stato costretto a chiedere le cure dei sanitari. Va con il lob Riemann, di testa poi arriva Asano, Gamboa, Gamvula sulla sinistra, prova a innescarsi Losilla, tentativo di cross ora di Soares, il Parma attende, attenzione alla sua posizione da parte di Antwi, buona chiusura da parte di un positivo Som, far difensiva molto attento Guardingo, lui che oggi viene schierato da esterno destro di fatto, anche se poi partecipa alla manovra con i centrocampisti. Corner per il Bochum, siamo nel pieno del recupero, un minuto è già andato. Calcio d'angolo di Asano che batterà a rientrare con il destro, attenzione salgono tutti, tutto il Parma nella propria area di rigore, traiettoria insidiosa di Asano, il colpo di testa a allontanare, poi ancora Bochum, finisce qui, può bastare così per il direttore di gara, gli applausi del pubblico di Bressanone per un Parma che ha giocato una partita gagliarda, convincente per l'impegno e anche per alcune trame di gioco. È 0-0 l'occasione migliore a Jacoponi in avvio dopo 40 secondi. Da notare però, da segnalare anche un bel sinistro a giro alto di Brunetta. Interruzione ora, ricominceremo poi per il secondo tempo. Ci saranno senza dubbio dei cambi. Tutta la panchina del Parma è già pronta a scaldarsi. Non che serve oggi, perché sennò ci sono 34 gare. Sicuramente servirà. A tra poco, ancora in diretta per Parma Bochum e sui canali ufficiali del Parma. A tra poco. Chiudi il microfono. Chiudi, eh. Ma ti passi?
feedback. So, okay, Kyle, I'm in. Great news. Welcome home. I'm back. Come on!
Paolo. Jungs, ich weiß, es ist heiß. Bitte, bitte, setz den Kalle nieder. Wir kriegen Probleme. Per cortesia, sedetevi tutti. Riceviamo dei problemi che non vogliamo tutti. Grazie, prego. Nuovamente in diretta, tifosi del Parma da ogni parte del mondo per questo secondo tempo tra Parma e Bochum. Cambi a pioggia come quella che viene sparata dall'idrante a bordo campo. Allora, nel Parma c'è sicuramente Rinaldi in porta, chiusa quindi la partita di Gigi Buffon con quella bella parata su Antui. Rinaldi in porta, poi i tre difensori saranno Dirks al centro, Jacopone a sinistra e Busi a destra. Questo è lo schieramento, quindi Busi, Dix e Simone Jacoponi. Vaglica, come contro lo Stegona, andrà poi a giocare in mezzo con Brugman e mi sento di poter dire con Brugman, Vaglica e credo Camara. I tre trequartisti saranno Jacoponi che gioca tutta la partita. Poi a destra gioca Siz, davanti gioca Marconi e dovrebbe esserci il debutto di Azevedo Hernani. Quindi entrano tutti i giocatori in panchina tranne Turk, resta in campo Jacoponi, Daniele Jacoponi con Simone Jacoponi che va invece al centro della difesa. Quindi Parma che gioca con Rinaldi, difesa 3 con Busi, Dirks e Simone Jacoponi al centro della difesa.
in mezzo al campo Vaglica va ad affiancare Brugman e Hernani o Camara, capiremo chi dei due farà il trequartista. Poi a destra gioca Siz, a sinistra gioca ancora Daniele Jacoponi. Il trequartista sarà uno tra Hernani e Camara, dietro la prima punta che è Giacomo Marconi. Per il Bochum invece, per il Bochum in porta c'è per il Bochum in porta c'è il numero 31 Ernst. Poi entrano i calibri, attenzione, del Bochum. Bochum ha messo dentro nel primo tempo una formazione pseudo rimaneggiata, il Parma giocava con quella titolare, adesso il Bochum mette dentro alcuni pezzi da 90 e tra cui anche l'ex Raman Cipsa, che tuttavia non è un titolare inamovibile di questa squadra. Allora vediamo il Bochum da destra a sinistra come si dispone. Dovrebbe esserci a destra, dovrebbe giocare vediamo secondo me gioca Holtmann, anzi no, gioca Kotschap a destra. Partito intanto il secondo tempo, centrale resta De Carli, che quindi dovrebbe giocare 90 minuti. Vicino a lui come centrale di sinistra c'è con il 24 ancora Lampropoulos. Intanto attenzione a un Parma che pasticcia un po' con Dirks e Rinaldi. Calcio d'angolo, il quarto per il Bochum. Quindi sto cercando di costruire la formazione del Bochum con Laich che è entrato e va a giocare a sinistra in mezzo al campo. Poi vedremo insomma di capire anche gli altri cambi. Sicuramente sono entrati anche Novotny e Cipsa in mezzo. Calcio d'angolo per il Bochum, primo palo liberiamo noi, che poi proviamo a ripartire con Daniele Jacoponi. Buona questa palla in verticale per lo scatto di Camara, la chiusura però in scivolata da parte di Lampropoulos, che va poi all'indietro per il portiere Ernst, entrato nella ripresa. Tjark Ernst, pallone lungo, può controllarlo il Parma con comunità, con il giovane Filippo Rinaldi. Il Parma dei giovani in questo secondo tempo, mi ha molto impressionato Giacomo Marconi nel primo test contro lo Stegona. Dix porta palla, va lungo a cercare proprio Marconi. Marconi contro De Carli che è in anticipo e mette palla in fallo laterale. Pulito l'intervento del giocatore di Locarno. Intanto rimessa laterale già battuta con il tentativo di sgusciare via da parte di Maxim Busi. Rinvio dal fondo per il Bochum. Porta palla Lampropoulos ancora per De Carli, dietro da Ernst. Cambio di gioco a cercare Laisch, che gioca a largo sinistra come avevamo ipotizzato. In mezzo ci sono Cipsa e il numero 23 che è diventato il capitano, che è Teschke. Quindi Cipsa e Teschke. Calcio di punizione intanto a favore del Bochum, intervento secondo il direttore di gara troppo ruvido da parte del belga Maxim Busi. Quindi poi i trequartisti del Bochum sono: a sinistra c'è ancora Antwi con la maglia numero 22, la punta è Novotny, bisogna capire in mezzo. Allora c'è sicuramente allora largo a destra, vediamo, con il numero 10 è rimasto Asano, quindi Asano gioca a destra con il 10. E poi da capire il trequartista, che è Pantovic con il 27. Quindi abbiamo ricostruito la formazione del Bochum nel secondo tempo. In porta Ernst, difesa 4 con Kotschap, De Carli, Lampropoulos e Laisch. I due centrali in mezzo al campo sono Cipsa e Teschke, Asano a destra, Antwi a sinistra, Pantovic e dietro la punta Novotny. 4-2-3-1 confermato da parte di Mr. Rice. Cipsa
Pantovic, siamo un po' lunghi, attenzione, Pantovic ha un po' di campo, lascia spazio ad Antwi, accelera Antwi, gli si fa incontro Busi, poi ancora Pantovic. Pantovic chiama a supporto i compagni, trova Teschke. Teschke poi per Lich. Dietro nuovamente da De Carli, di nuovo poi a Kochap, giocatore che i siti di settore valutano attorno ai 7 milioni di euro, il giocatore più quotato del Bochum che si appresta a ricominciare la Bundesliga dopo la promozione dell'anno scorso dal 14 agosto contro il Wolfsburg. Imposta Cipsa, dietro ancora per De Carli, poi Lampropoulos. Sale il greco, porta palla, supera la metà campo, largo c'è Laisk, corridoio poi per Antwi, Busi deve francobollargli si è addosso, il traversone poi di Antwi, non trova nessuno, Antwi va anche lui a franare sui cartelloni pubblicitari, pericolo solo potenziale, ripartiremo con una rimessa laterale in nostro favore. Rimessa laterale per il Parma, la batte Vaglica, prova la sponda Marconi, rimessa laterale ancora per noi, pronto a battere il difensore cresciuto nel Palermo di cui è stato capitano a lungo nel settore giovanile prima del fallimento della società Rosanero, che poi è ripartita dalla D ed è salita subito in C quest'anno, un anno di assestamento con l'esonero anche in panchina di Roberto Boscagno, sostituito peraltro dal suo vice Filippi. Busi, saliamo noi sulla destra, buona la traccia di Busi per Idrissa Camara, Camara porta palla però c'è un gap fisico notevole con Pantovic che gliela sradica via, Cipsa, buona la finta del Ganese che allarga sulla destra per l'avanzata da parte di Asano, De Carli ancora all'indietro, Lampropoulos ancora per De Carli, generoso Marconi nell'andare a pressare, anche Hernani che è sicuramente la stella del Parma di questo secondo tempo, Azevedo e Hernani, reduce da un'annata strepitosa nonostante la retrocessione per bottino di gol personali, Antwi dietro ancora per Teschke, Cipsa, Teschke, Cipsa, siamo ai 20 metri, Pantovic, corridoio, Antwi, cross basso! Allontanato il pericolo da un grande Simone Jacoponi che in spaccata mette via, poi ha qualcosa da dire al tenente Dan Dirks, quinto corner per il Bochum, ancora cresce e spinge, tanto la regia prontamente ha ripristinato anche il cronometro, siamo al settimo di gioco nella ripresa, calcio d'angolo per il Bochum dalla sinistra, traiettoria presumibilmente a rientrare, invece no, sul secondo palo, la sponda di testa, pericolo Camara, l'allontana, si coordina Antwi, la cicca malamente e la palla termina poi in fallo di fondo sul tentativo scordinato da parte del giocatore in maglia numero 22. Pronto Rinaldi per il rinvio dal fondo, va invece da Dirks, ancora Rinaldi, la gioventù, la meglio gioventù del Parma, Rinaldi, Dirks, Camara, Sitz, tutti in campo in questo secondo tempo, Maresca che continua a rimanere in piedi in panchina, cerca una giocata complicata Vaglica con una ruleta che non si concretizza, riconquista palla Brugman che con Hernani, chiamato a dare esperienza a questa squadra nel secondo tempo, Jacoponi dentro per Marconi, si gira bene il giovanissimo classe 2004, poi fuori ancora per Camara, dentro per Sizze che ha tagliato ma ha letto tutto con intelligenza, Laisk mettendo palla in... è 2005 Marconi? No. Ecco, quindi subito Filippo Galli corregge, 16enne Marconi, deve ancora fare 16 anni. Maggior ragione, giocatore più che mai interessante. Provato un po' a memoria, stavolta ho sbagliato. Il pallone con il destro da parte di Ernst, fallo laterale, rimessa per il Parma, se ne incaricherà Vaglica che mi ha ben impressionato nella gara contro lo Stegona. Così come Brugman, che certo però non si conosce oggi.
autore del gol del 2-0 su rigore Gaston Brugman. Vallica, Hernani, dietro ancora per Brugman che mette ordine, largo sulla destra per Busi, c'è Camarà, Busi va da Dirks, Jacoponi, Simone Jacoponi ovviamente va da Hernani, stoppa bene con il petto il brasiliano, se vedo non riesce però ad andare via a Cipsa, altro giocatore conosciutissimo dai tifosi del campionato italiano, domicili conosciuti, Sassuolo, Juventus, Parma ovviamente, Benevento, Frosinone. Cinque squadre tra alcune esperienze positive ed altre meno. Poi l'approdo in Turchia, ora al Bochum. Buona chiusura con il fisico da parte di Vallica. Brugman, chiamato a dare un po' di fosforo alla squadra, allarga bene sulla sinistra, prova a salire ancora Daniele Jacoponi. Frizzante, nonostante sia l'unico tra gli 11 partenti del Parma ad essere rimasto in campo. Rimasto in campo tra primo e secondo tempo. Dirks, verticalizzazione immediata ma non precisa per Marconi. Cipsa, dietro ancora da Ernst, da questi a Lampropoulos, va con il destro il greco, cambia tutto trovando Kocap, riconquista palla Hernani, ancora Parma quindi con Jacoponi, Brugman, può salire il Parma, Hernani defilatissimo sulla sinistra, Hernani una finta, poi prova ad andare via con il fisico. Tutto regolare, non c'è fallo, allora Hernani dentro, interessante Jacoponi per la conclusione di Marconi, deviata, un po' ciabattata da Marconi con il mancino, peccato però. Marconi ancora una volta dimostra di avere i tempi giusti della punta, attaccante rapido ma puntuale nei tagli, che sa annusare la porta, l'assente senza bisogno di guardarla. Conclusione alta di poco, intanto pronto un doppio cambio nel Bochum. Entrerà il bomber Zoller, 15 gol per lui nella passata stagione, entrerà anche Holtmann. Cipsa, porta palla per Kocap. Adesso devo dire che il gap d'esperienza tra le due squadre è notevole. I nostri over sono Jacoponi, Busi che comunque è giovane, Brugman ed Hernani. Gli altri sono tutti giovanissimi. Bochum gioca di fatto con la squadra quasi titolare. Ora entra anche il capocannoniere della passata stagione, Zoller. Rivediamo intanto l'azione di prima con Jacoponi che ha cercato il cross per Marconi. Eccola la conclusione, palla che è terminata alta. Parma un po' balbettante in questo disimpegno difensivo. Jacoponi chiede scusa, Simone Jacoponi. Rimessa laterale per il Bochum. Ora eccolo il triplo cambio da parte di Reis. Entra Masovic, entrano anche Holtmann e Zoller. Vediamo chi esce. Esce Antwi, uscirà probabilmente Asano ed esce sicuramente Teschke. Quindi fuori Teschke, Masovic dovrebbe giocare a posto suo. E poi gli altri due, che sono Zoller e abbiamo detto Holtmann, dovrebbero occupare un posto nel quartetto offensivo. Da capire chi andrà a giocare largo, credo vada proprio Zoller al posto di Asano con il 9. Zoller partirà da destra e fuori Antwi anche, come abbiamo detto, entra Holtmann. Questi cambi, rimane 4-2-3-1 per Reis. Tanto prende bene il tempo, usa bene il corpo il non entrato Holtmann. Traversone basso per Cipsa, da qui può calciare Cipsa, allarga il piattone ma trova il muro di Simone Jacoponi, cemento armato Jacoponi. Poi il rinvio lungo da parte di Vallica, Parma ora un po' in affanno, fatica a salire, palla al piede come nel primo tempo con Maresca che chiede ai suoi di stare più alti possibili, conscio del momento di difficoltà, peraltro prevedibile e comprensibile, che sta subendo in questo momento la squadra. De Carli va da Pantovic, ancora De Carli, si propone Masovic, ecco Masovic, cambio di gioco di Masovic per Kocap, ancora Kocap a lunghe leve, si ferma Kocap, traversone mancino interessante, il velo
palla che termina, credo involontariamente, sul braccio di Busi. Rinvio lungo poi del belga, l'arbitro ha bypassato l'intervento di Busi. Calcio di punizione però per il Bochum, la posizione era di offside da parte di un giocatore del Parma. Nuovamente cross interessante dentro, Jacopoli libera palla che resta lì, Dirks allontana, troppo lento Siz nell'andare incontro al pallone. Un Bochum che ora con Holtmann e Zoller fa sul serio. Rivediamo l'azione di poco fa, il cross di Kochap. Torniamo comunque a breve con la diretta, credo intanto Kochap il traversone e la tentativo di conclusione che ha trovato poi la mano larga di Busi, secondo l'arbitro. Tutto regolare. All'ora di gioco 0-0 tra Parma e Bochum. In posta Ernst, portiere del Bochum. Palla che si impenna, prova ad arrivarci Brugman. Prima di lui però c'è Pantovic. De Carli. Cuore in verticale, con grande calma Simone Jacoponi, c'è Camarà. Largo Siz, Camarà aspetta Daglia, Siz voleva il pallone prima, Dirks dietro da Rinaldi, va con il destro Rinaldi, Simone Jacoponi si è allargato per dare una opzione di passaggio al proprio portiere, pressione alta stavolta del Bochum che con i nuovi entrati ha guadagnato campo e ha messo soprattutto forze fresche, controllo non granché stavolta da parte di Brugman che però da terra con grande mestiere riesce in qualche modo a riottenere il pallone, fallo ai danni del centrocampista uruguaiano ex Pescara tra le altre. Calcio di punizione per il Parma, l'esperienza e la sagacia di Brugman, soccorso del Parma. Andiamo larghi con Vaglica che mette in movimento Daniele Jacoponi, può cercare ancora l'uno contro uno Jacoponi, fermato con facilità dal giocatore Kochap più fresco e più prestante. Calcio di punizione tra poco per il Bochum, Maresca si guarda in panchina ma ha solo Turk, a meno che possa rientrare in campo magari un giocatore già uscito nel primo tempo come Juric, come abbiamo visto contro lo Stegona. Jacoponi è il resistente giocatore che è rimasto in campo nel secondo tempo pur avendo giocato tutto il primo, l'unico. De Carli, Lampropoulos, verticalizza per Pantovic, ancora da Lajsk, Pantovic, Lajsk, De Carli, Kochap, De Carli, poi per Masovic, Parma che attende, Lajsk sulla sinistra, prima di lui c'è Busi. Camarà accende il dribbling, bene mezzo a due, molto bene Camarà in orizzontale per Hernani, abbiamo campo, Hernani può andare, è andato Jacoponi nello spazio, era di rigore dalla sinistra, Jacoponi spalla alla porta, trova un compagno, un appoggio ancora in Azevedo, Hernani, la classica finta del brasiliano, ex Zenit, Hernani conclusione deviata, calcio d'angolo, Hernani squillo di Azevedo. Squillo di Hernani che guadagna il primo calcio d'angolo della partita per il Parma. Al minuto 63, corner per noi, lo batterà Brugman, chi se no. Pronto Brugman con il destro, tutto il Bochum a protezione della porta di Ernst. Brugman secondo palo, stacca altissimo Marconi che però non può arrivare sul pallone. Ribadisco 2005 Marconi, mi sembra molto molto interessante. È ancora a fare 16 anni, scusate se poco, per padronanze, per proprietà anche fisiche, siamo un giocatore quasi pronto. Marconi, ancora lui, rimessa laterale ora, anzi no, Dirks sì, prende la rimessa laterale per noi con il tenente Dan che lascia poi la rimessa a Busi che tende poi a scalare sulla destra quando si riposiziona la difesa 4 con Vaglica che scala a sinistra. Busi con le mani a cercare Marconi, fermato dal prestante Lampropoulos. Ernst, pressione altissima di Siz, il lettone si dà da fare, mette in difficoltà Ernst, palla che termina in fallo laterale.
ovviamente amichevoli che sono utili a tutti per verificare anche i progressi dei giovani e testarli. Con il calcio che conta, Cipsa, poi bello il dribbling nello spazio da parte di del solito Holtmann, entrato in campo con il piglio giusto. Parma che fatica ad uscire dal guscio, recupera palla il Bochum, che non dimentichiamolo giocherà in Bundesliga l'anno prossimo, seconda partita di precampionato, subito una squadra che gioca nella massima serie tedesca, sicuramente un test probante. Bochum che in questi giorni è in ritiro a Brunico qui vicino. Dirks, Busi, si propone Brugman, Busi va invece da Vaglica, riconquista palla allora il Bochum con Lampropoulos, poi De Carli, Lampropoulos, il greco ancora dall'onnipresente nella ripresa, Pantovic che viene a prendere palla molto basso, Lampropoulos, Camara gli dà un po' di fastidio, Lampropoulos va al cambio di gioco a cercare Zoller, giocatore più interessante del Bochum in assoluto. Cipsa, Lampropoulos nuovamente, Bochum che poi prova a distendersi con Masovic, De Carli, ancora Lampropoulos, ritmi ora decisamente bassi, un Parma che sale, però il refrain è più o meno quello. Bochum che tiene la palla, Parma che prova a salire, ripeto 0-0, risultato comunque prezioso da non buttare via in questo test contro una squadra più rodata e che giocherà il massimo campionato del proprio paese. La botta da fuori tentata dal Bochum ancora con Holtmann, ora Laisch dietro per Lampropoulos, De Carli, Masovic, De Carli, ancora il Bochum che traccheggia, gestisce la palla senza fretta, si scalda Juric nel Parma ancora, quindi possibile la staffetta tra Juric e Jacoponi, attenzione a questa palla dentro, interessante la chiusura precisa e puntuale di Dan Dirks sul tentativo da parte di Laisch che aveva fatto 20 metri per poi mettere dentro un pallone interessante, ottimo l'intervento da parte di Dan Dirks a salvare una situazione non semplice. Calcio d'angolo per il Bochum, dalla sinistra andrà Holtmann, tutto il Parma a difendere la porta di Rinaldi che non esce, pallata, Dirks in grattacielo con l'ascensore, salito altissimo il giocatore arrivato lo scorso autunno, quasi inverno a Parma, che debuttò in Sassuolo Parma 1-1 a Reggio Emilia. Cipsa per Holtmann, per Pantovic, poi dietro da Lampropoulos, ancora per il portiere Riemann, porta palla il Bochum, Riemann va lungo con il destro nella zona dove c'è Simone Jacoponi, con la coscia rudimentale ma utile il suo intervento. Dirks attende che i compagni si smarchino, non è così, allora va dietro da Rinaldi, poco movimento senza palle in questo inizio di ripresa, giocata rischiosa ma produttiva da parte di Vaglica che si prende un grandissimo con personalità, ed ecco dalla pressione che nasce il contropiede, palla lunga per Marconi che scarta il portiere, Marconi va giù, non c'è nulla per il direttore di gara, Maresca allarga le braccia, voleva un calcio di rigore, andremo a breve a rivederlo in camera, eccolo qua, Marconi scattato benissimo, allora devo dire contatto insomma che avviene forse anche fuori area, comunque bravo Marconi che ha dettato il passaggio con i tempi giusti, giocatore che sin qui sta dimostrando davvero di poter essere un talento puro sangue. Poi il dribbling secco ora da parte di Pantovic, gara che si è accesa dopo questa chance per il Parma che ha fatto sobbalzare anche i Danè pronti a sostenere i propri beniamini con i soliti cori d'affetto e di vicinanza alla squadra. Lo rivediamo, Marconi, posso dire non c'era probabilmente niente, magari un contatto gamba a gamba ma involontario
sull'uscita di Ernst. Quindi fuori Jacoponi, Daniele Jacoponi, dentro Juric, buona prova per il giocatore arrivato dall'Arezzo. Siamo al 24esimo del secondo tempo, rientra in campo stanco Juric, che andrà a giocare presumibilmente al centro. Camara scala a sinistra, è già andato Idrissa Camara, quindi Parma che gioca con Rinaldi in porta, difesa 3 con Busi, Dirks e Simone Jacoponi. In mezzo al campo c'è Juric con Brugman e Vaglica, Camara a sinistra, con Hernani che secondo me fa il trequartista sotto punta, con Marconi davanti appunto e Siz a destra. Hernani fa il trequartista, ve lo confermo. Rimessa laterale per il Bochum, battuta da Kochamp. Sto un po' litigando con il nome del giocatore con la maglia numero 37. Poi il rinvio da parte di Ernst, stop pregevole con la colla attaccata al piede da parte di Kochamp. Rinvio invece lungo senza troppi fronzoli da parte di Cipsa. Dirks ancora all'indietro per Rinaldi. Dirks nuovamente porta palla, tenente, cercare ancora Marconi, però su di lui c'è Lampropoulos, vado a cercare di che anno sia, ma credo che ci sia almeno una quindicina d'anni tra i due, tra Lampropoulos e il quindicenne, non ancora sedicenne, Marconi. Ringrazio intanto staff della comunicazione del Parma. Ecco, c'è una differenza di 15 anni tra Lampropoulos classe 90 e Marconi classe 2005, quindi insomma sono anni che si sentono, ma Marconi sin qui molto molto bene, non voglio andare oltre, ma ragazzo che mi piace molto. Camara stop il pallone, se la mette sul destro Camara, bello il tracciante a cercare Juric che parte leggermente in ritardo. Gli applausi di Maresca che con convinzione applaude all'iniziativa dei suoi. Bene anche Busi in anticipo. Parma che sta crescendo dopo un inizio di secondo tempo un po' appannato, è un Parma che mostra coraggio anche con le presunte seconde leve, dato che con un nuovo allenatore poi si riazzerano tutte le gerarchie. Bene Camara, Juric conferma di avere i tagli da mezzala nel DNA, giocatore che secondo me, pur non avendo mai segnato tantissimo in Croazia, Juric non è certo un goleador, però credo che quest'anno in Serie B possa arrivare almeno a 5-6 reti se le premesse sono queste. Cipsa, Raman Cipsa, detto Chips, qualche amichevole con il Parma nella stagione, nell'estate del 2013, ricordo ad esempio quella contro il Fulham vinta 2-1 con le reti di Paletta e Biabiani, vado a memoria, credo non sbagliare. Cipsa che poi venne girato pochi giorni dopo al Sassuolo, che poi a gennaio prese anche Mendes e Sansone. Oltre a Rosi, al Parma arrivarono Rossini e Schelotto, se vi ricordate. Schelotto che peraltro segnò 4 gol, si rese protagonista di un buonissimo finale nella stagione che ci portò al sesto posto prima delle note vicende estive. Brugman, Jacoponi, Simone Jacoponi, Brugman vicino a lui, eccolo qua Gaston, una sicurezza per scelta di tempi, bello il velo di Camara che sta giocando una gran partita, largo c'è Hernani che cerca l'uno contro uno, poi ancora Marconi che va a combattere con De Carli perdendo il duello, ma senza tirare mai indietro né la gamba né la faccia. Cipsa prova ad impostare, lui che non è un finissimo riuscitore. De Carli ancora per Masovic, all'indietro da Ernst, rilancio con il mancino, Sizze alto e riesce ad agganciare il pallone di testa. Maresca
Bello lo stop al volo di un allenatore che da giocatore è stato un centrocampista di enorme qualità. Bella anche la virata, termine cestistico, da parte di Busi. C'era un fallo grande come una casa, i danni di Siz. Si continua a giocare, cambio di fronte, Simone Jacoponi bene in fallo laterale. Parma che non vuole perdere questa partita, 16 al termine, 0-0 tra Parma e Bochum. Servirebbe come alla squadra riuscire a non perdere l'incontro con una squadra così quotata dopo appena 10 giorni di ritiro delle gambe, poi mantenere anche la porta inviolata sarebbe importante, ma mancano 16 minuti, osserviamo quello che accade. Partita che resta da tripla. Pantovic allarga per Kochap, Cipsa, spalla alla porta, Cipsa, dribbling, bene poi per Masovic. Devo dire che Masovic e Pantovic in mezzo al campo hanno cambiato il volume della radio, mettiamola così, del Bochum. Poi molto bene Zoller che si sta gestendo, ma si capisce che un giocatore che ha tanti colpi in canna, 15 gol per lui l'anno scorso nel Bochum. Palla in verticale poi a cercare lo scatto di Holtmann, palla troppo lunga, palla che termina sul fondo, un quarto d'ora abbondante al termine, 0-0 tra Parma e Bochum. Ma cari amici, cari tifosi del Parma da tutte le parti del mondo, compatibilmente con i vostri fusi orari state seguendo la partita, il Parma c'è, Parma c'è. Pressato alto Simone Jacoponi che va un po' in difficoltà, Bochum pericolosamente in area di rigore con la rete, secondo me in posizione dubbia da parte di Cipsa, tuttavia Bochum passa in vantaggio. Non muta di una virgola il mio apprezzamento per il secondo tempo da parte dei giovani del Parma. Dai e dai, il Bochum alla fine il gol lo trova con Raman e Cipsa. Aspetto il replay per valutare la posizione, c'era secondo me un dubbio sulla posizione, vediamo, allora su questo, no, qui è tutto regolare, no, è dietro la linea del pallone Cipsa, tutto buono. Gol di Cipsa, 1-0 del Bochum, non so quanto meritato, ma 1-0. Si riparte, calcio inizio battuto da Marconi. 14 minuti per provare a segnare e pareggiare la partita. Brugman. Porta palla Brugman, largo per Juric, anticipato, non ci sta a perdere Juric, tantomeno il Parma. Maresca comunque sembra soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Juric con il tacco ancora per Siz. Su Siz evidentemente c'è un tana libera tutti, perché è stato steso con una cravatta evidente. Attenzione poi a Holtmann, tentativo con il mancino murato da Busi. Calcio d'angolo per il Bochum. Raman Cipsa. Calcio d'angolo per il Bochum. Pronto ad andare con il mancino Holtmann. Rinaldi all'interno dell'area piccola, dalle istruzioni ai suoi. Va Holtmann, pericolo, palla che si impenna. Stoppa pregevolmente Pantovic, Cipsa ancora. Lampropoulos. Kochap, se ne va Kochap, salta sulla finta ingenuamente Marconi. Kochap dalle parti di Brugman che libera Hernani. Vediamo se c'è un po' di campo per andare, soprattutto servono però le energie, le forze fresche. Ancora se vedo Hernani, se ne porta a spasso tre, tutto regolare, poi l'arbitro, o meglio tutto regolare, regola il vantaggio, poi l'arbitro torna sui propri passi e decreta un calcio di punizione in favore del Parma, che ha 12 minuti abbondanti per cercare di pareggiare una partita che lo vede sotto, secondo me immeritatamente 1-0. Il gol di Cipsa a mezz'ora della ripresa. Dirks, passaggio troppo corto del tenente Dan, non ci arriva Vajica, poi bene Busi in anticipo, buona gara da parte del belga che prova a distendersi, chiuso però da Laisk. De Carli per il solito Pantovic. Kochap, quello che sentite è lo speaker che stava provando il microfono, non è colpa della nostra regia, tantomeno il sottoscritto,
ho fatto di peggio nella mia carriera da cronista. Lampropoulos, De Carli sulla pressione di Camara, ancora Lampropoulos, Siz non si arrende, prova a dar fastidio al greco che cambia fronte però a favorire la giocata da parte di Pantovic, rimessa laterale per il Bochum. Pantovic ne approfitta anche per dissetarsi, non ci sono però più cambi a disposizione, ricordiamo che il Parma, come contro lo Stegona, ha utilizzato per un'oretta Daniele Jacoponi, poi è rientrato in campo Stanko Juric, anzi si sono divisi praticamente in parti uguali i 22 minuti e mezzo della ripresa. Jacoponi ha giocato i primi, Juric i secondi, vedremo poi se per la partita con il Trento ci sarà una rosa che si allargherà, se qualcuno potrà, arrivato anche Osorio da qualche giorno in ritiro, vedremo poi le decisioni che prenderà Maresca, che ho già lanciato dal primo minuto. Juraj Kučka, arrivato venerdì a Castelrotto, reduce dalle vacanze di circa 25 giorni dopo l'Europeo con la Slovacchia. Hernani con grande forza fisica, ma Pantovic regge all'urto del brasiliano, palla larga per Kocap, da cui potrebbe crossare, tiene invece il pallone tra i piedi, lo fida a Cipsa, dentro ancora Cipsa, capisce tutto, un ottimo Vallica. Camara tra i più positivi nel secondo tempo, evidente la trattenuta ai suoi danni, calcio di punizione per il Parma, 10 minuti qualcosa meno al termine, Parma 0 Bochum 1, gol di Cipsa al 75. Porta palla il Parma con Vallica, Busi, forza ragazzi che la palla buona può capitare in questo finale per andare a pareggiarla. Busi avanza bene, cambia gioco a cercare Marconi, ancora alto, bene di testa, poi non c'è nessuno da arrivare sulla spizzata del classe 2005. Lampropoulos va col destro, Lampropoulos, cambio di gioco che non è granché, ma trova comunque da quella parte Zoller, trova Pantovic, attenzione il break da parte del Bochum, il traversone, palla dentro, rischiosissimo intervento di Dirks su Holtmann che viene però in qualche modo fermato al momento del tiro, poi Camara, solito break, buonissimo secondo tempo di Drissa Camara, ormai nemmeno una scommessa, una certezza, un giocatore che ha già debuttato con il Parma l'anno scorso, giocatore interessante, inserito pienamente nella prima squadra di Maresca, brillante, poi giocatore anche agile, quindi per costituzione fisica tra quelli che entrano in forma più velocemente, mi è piaciuto. Parma che prova a impostare con Rinaldi, Dirks, 8 minuti e 20 al termine, porta palla il tenente, va lungo col destro, il cambio di gioco per Camara, buono ancora lo stop dell'Ivoriano, Camara spalla la porta, protegge, affida ad Hernani, Parma che ha ancora qualche energia per cercare l'assalto al pareggio che meriterebbe, soprattutto per quanto è espresso nel primo tempo con la squadra titolare con un Brunetta sugli scudi, cambio di gioco a cercare ancora Camara, è ancora ottimo il controllo di Drissa Camara, buona la verticale, la sovrapposizione di Hernani, Hernani palla dentro sul portiere, peccato. Eccola la chance per il Parma, Hernani ha pensato che Ernst facesse un passo in avanti e invece Ernst è rimasto al proprio posto e l'ha bloccata, peccato, situazione che si poteva gestire meglio, però funziona l'asse Camara-Hernani sull'out di sinistra del Parma. 7:30 da fine più recupero, Parma 0, Bochum 1, il gol dell'ex targato Raman Cipsa. E poi il Bochum con Lampropoulos, Masovic, cambia tutto, Kocap, l'uscita di Rinaldi, facile, Parma che con questa iniziativa targata Camara Hernani ha ripreso un po' di fiducia nei propri mezzi per questo finale, Vallica che non mi sta dispiacendo affatto, mancino pregevolissimo quello del palermitano, ancora Camara che è caldo, entra in area di rigore dalla sinistra, ancora Camara, tentativo di dribbling, se ne va giù, non c'è nulla neanche in questo caso secondo l'arbitro che era molto vicino all'azione, quindi credo che abbia visto
nel modo corretto. Rivediamo intanto al replay l'iniziativa di adesso, Giacomo Di Camarà. Sì, eccolo qui, il tentativo di dribbling, lo rivediamo. Coccia per un armadio, quattro ante, Camarà si lascia andare, non c'è nulla. Bravo l'arbitro. Palla lunga, a cercare l'inserimento ancora di Holtmann. È entrato in campo Holtmann e si sente, poi recupera palla Camarà, non vorrei dirlo nuovamente, ma sta giocando una partita eccezionale. Camarà va giù e non è fallo neanche stavolta. E vabbè, ho capito che è precampionato, però onestamente la sbracciata stavolta l'ho vista e mi sembrava palese. Ai danni di Drissa Camarà, e due volte Sitz, una volta Camarà, vabbè, magari una punizione dal limite poteva risultare interessante. Tuttavia Zoller all'indietro per Lampropoulos, Sitz scatenato, prova a dar fastidio, non ci sta, il Parma a perdere questa partita. L'atteggiamento è quello giusto dei ragazzi di Maresca, un po' in difficoltà Ernst, costretto al rinvio dalle parti però del solito Holtmann. Holtmann, buona la giocata, chiude però altrettanto bene un positivo Vaglica. Se devo fare dei nomi nel secondo tempo, molto bene Vaglica, così come Camarà. E per personalità, ripeto, comunque Marconi, pur avendo attaccato pochi palloni, mi è piaciuto assai. Dirks, Busi, di prima Brugman, giusto comunque il tentativo per quanto coraggioso. All'indietro Simone Jacoponi, Rinaldi, Dirks, ancora da Simone Jacoponi. Bocum che però ancora fiato per andare a pressare. 5 al termine, qualcosa meno. Rinaldi va lungo in the box a cercare lo stacco di Hernani, che a centimetri per andare a deviare questo pallone nella zona di Camarà. 4 contro 5, Camarà va, arriva anche Hernani a supporto. Camarà si accentra, 20 metri, vediamo se inventa qualcosa ancora per Hernani. Capisce tutto stavolta De Carli, rammarico di Maresca che sperava in una migliore gestione di questo contropiede. Ora invece la ripartenza da parte del Bochum, 3 contro 4. Tiene il pallone Zoller, Cipsa, aggredito da Juric, instancabile, lui che peraltro si chiama Stanco e che invece smentisce il nome, che in questo caso non è nome nomen. Palla larga per Kochap, scusate se l'85esimo ho detto la prima banalità della partita. Palla in orizzontale per Lampropoulos, che può cambiare gioco con il destro. Ancora per De Carli, pressa bene Marconi, Parma che comunque ci crede ancora. Largo c'è Kochap, nuovamente per Pantovic, non treme Hernani, che mette palla in fallo laterale. Azevedo Hernani, giocatore che non ha bisogno di presentazioni o di un tempo di gioco per far capire di che pasto è fatto, è ovviamente per leadership, esperienza, qualità, uno dei migliori giocatori che in questo momento sono in ritiro con il Parma Castelrotto. Cambio di gioco, qui forse Rinaldi poteva accennare anche l'uscita, Busi però copre bene, prova ad avanzare il Bega che come sempre ha una buona gamba, di prima Juric ancora a cercare Sitz, si impegna Sitz nel duello in velocità con Lajcik e poi Marconi generoso va a pressare Ernst. Molto bene comunque i giovani del Parma, per abnegazione stanno dando veramente tutto quello che hanno e anche quello che non c'è più nelle gambe, dove l'acido lattico si fa sentire dopo questi giorni di lavoro intenso. Simone Jacoponi, 3 minuti al termine, Parma che non molla, vuole provare il pari. Dirks avanza, supera la metà campo, con coraggio il tenente, ancora Dan Dirks per Vaglica, dietro da Brugman, chiamato a impostare, con il goniometro l'uruguaiano a cercare Juric, il controllo era un po' complicato, Juric dà un'occhiata al compagno per dire un po' meno alta, magari Gaston andiamo a cavallo. Dirks ancora per Juric, fermato stavolta il croato da Lajcik. Buona comunque la reazione del Parma dopo il gol di Cipsa, arrivato nel momento in cui la gara sembrava in equilibrio, con un Parma che l'aveva ripresa dopo, devo dire, un quarto d'ora di assedio da parte del Bochum tra il 50esimo e il 65esimo. Super giù Lampropoulos, ancora Sitz a pressare il lettone e Lampropoulos è chiamato a sbagliare, recupera palla velocemente Vaglica, vuole accelerare le operazioni per consentire ai suoi di avere almeno una fish da spendere in questo finale. La giocata di Hernani che lascia scorrere ancora per Camarà. Hernani prova a innescare lui l'azione, c'è il fallo ai danni del brasiliano. Si lamenta Kochap che diceva di non aver toccato il giocatore ex Zenit. Brugman, bella la finta di Gaston. Vaglica centralmente come da
intenzioni mareschiane, poi però Vallica qui si perde un po', riconquista palla, il Bochum galoppa sulla destra con Holtmann, giocatore che non conoscevo, mi segnerò sul taccuino perché sinceramente mi ha impressionato quando è entrato in campo. Masovic, Lampropoulos, Laisk, pressato Masovic che cambia gioco poi per il solito Holtmann. Holtmann, palla morbida vellutata però centrata, non arriva nessuno se non Busi a tenerla in campo, anzi Busi la lascia scorrere. Un minuto più recupero al termine di questo Parma-Bochum, Bochum avanti 1-0, gol di Cipsa a un quarto d'ora dal termine, al minuto 75. Rinaldi va lungo, Parma che meriterebbe il pari, Rinaldi serve Camarà, la palla è uscita però purtroppo e quindi si ripartirà con una rimessa per il Bochum. Ora credo che Nicolini assegnerà almeno un paio di minuti di recupero, non credo di più, forse tre, proprio ad essere generosi. Bochum che tergiversa un po', ricordiamo Bochum che ha battuto 3-1 il Dortmund 4 giorni fa, pertanto il Parma in teoria ha fatto una migliore figura contro il Bochum di quanto non abbia fatto il Borussia Dortmund. Borussia Dortmund che giocava con un signore che si chiama Marco Reus davanti, non giocava esattamente con le terze linee, quindi insomma è un Parma che oggi secondo me dei buoni segnali gli ha dati, c'è da lavorare chiaramente, soprattutto in fase offensiva vanno oliati certi meccanismi, però un Parma che c'è e sta cercando di dare tutto per soddisfare anche il proprio allenatore, che chiede ovviamente delle cose nuove rispetto ai propri predecessori. Iniziato il recupero qui a Bressanone, la pressione di Sitz, Laisk, stop di petto, ecco Juric che riconquista palla, il croato, c'è anche un fallo su di lui ma si gioca, Busi con l'esterno, buona la sponda di Marconi, Brugman poi alla cieca per Camarà che si impegna, Camarà ancora, Camarà tiene il pallone, la palla è buona, Camarà può entrare nel rigore, ancora Camarà in destro, largo, peccato, peccato perché lo meritavamo e lo meritava soprattutto Drissa Camarà. Punto esclamativo di Camarà nonostante la palla sia terminata fuori, peccato, finisce qui. Un buon Parma si arrende a un ottimo avversario, al Bochum che vince 1-0 contro i crociati, decide il gol di Cipsa a un quarto d'ora dalla fine. Buone comunque le indicazioni arrivate, tanto nel primo tempo con gli pseudo titolari, quanto nella ripresa con tanti giovani in campo. Un Parma che continua la sua crescita, siamo solo alla seconda amichevole. Ringrazio davvero tutti quanti ci hanno seguito sui social con affetto. Ringrazio ovviamente chi elogia e anche chi critica, siamo pronti a qualunque tipo di considerazione, tutti possono migliorare, me incluso e tutto quanto lo staff. Ringrazio Giacomo Azzali e la sua regia, lo staff della comunicazione del Parma che ci ha consentito di fare questa telecronaca. Ci ritroviamo tra 3 giorni contro il Trento alle ore 17, sempre in diretta su questi schermi, o meglio dire su questi dispositivi mobili, come si suol dire. Adesso un buon Parma comunque anche oggi, un Parma che cresce, un Parma che ha ancora un mese di tempo prima del campionato, un mese di tempo nel quale sicuramente cresceranno gli uomini e anche i meccanismi. È tutto, grazie, un buon proseguimento di serata, sempre forza Parma, ciao da Luca per te. Grazie Nico, la coca mi ha salvato perché ho avuto un calo di zucchero, avevi fatto fatica. Coca-Cola, sì.